Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video in collaborazione con la Marti, a cui mando un bacio enorme. Ciao tesoro. Niente, questo video arriva molto, molto, molto in ritardo insomma, del previsto, di quando l'ha pubblicato comunque lei, perché me ne sono successe di ogni colore in questo periodo, però arriviamo, ma ci arriveremo, vi racconterò tutto nelle novità del tempo. Direi di iniziare subito, immediatamente. Tra l'altro, la faccia sconvoltissima. Sono arrivata da poco a lavorare, da lavorare, quindi così è, prendetemi. Nulla, ovviamente sto riprendendo con il Mac perché è molto più semplice, più diretto, anche per farvi vedere le cose, vi avevo detto nello scorso video, era molto più diretto. Comunque partiamo con l'app del mese. Allora, l'app del mese, questo è, non so se l'ho detto, ma è maggio, seconda mattina, quindi inizia la primavera. Cioè, la primavera inizia, la bella stagione, la primavera inizia il giorno. Però per me maggio è rinascita, è primavera, già, quindi va bene. Allora, abbiamo detto l'app del mese è di stagione. È praticamente un'app, si vede, forse sì. Allora, in pratica quest'app vi permette di trovare innanzitutto tantissime ricette di stagione, appunto, e poi potete controllare la frutta di stagione, la verdura di stagione, tutto quello che diciamo avete in mente potete controllare se è di stagione o no. Proprio l'app si chiama proprio di stagione. Erbe, spezie, frutta, verdura, pesce, insomma, oddio, pesce. C'è un pesce di stagione o pesce di non stagione, non lo so, però c'è anche il pesce qua. E ad esempio, per ogni, ad esempio, la verdura, vedete, c'è un po', ci sono un po' di cose. E poi se andate, che ne so, nel cetriolo, vi dà tutta la descrizione, tutto, insomma, com'è, descrizione, coltivazione, raccolta, varietà, aspetti nutrizionali, usi alimentari, insomma, c'è un sacco di cose. C'è la versione sia normale che pro, e ovviamente è a pagamento quella pro, e mi sembra che venga 1,90 euro, però secondo me li vale tutti. Sono appunto un sacco di ricette, non è male, ecco. Poi canzone del mese. Allora, la canzone del mese per me è Veloce Lento di Tiziano Ferro, perché o lento veloce o non mi viene in mente comunque, ed è quella che diciamo la colonna sonora della pubblicità del cornetto dell'Algida. Per me, quando parte la canzone del cornetto dell'Algida, per me è partita l'estate. Come una volta, non so se vi ricordate, magari le più vecchiette, come me, si ricorderanno il Festival Bar, che quando iniziava a partire la pubblicità cui si annunciava il Festival Bar. Iniziava l'estate, era quel momento esatto in cui iniziava l'estate, perché finiva la scuola, iniziava proprio il periodo dello sbaglio più totale, no? Cioè, bellissimo, bellissimo periodo. E allora era appunto il Festival Bar, adesso sono cambiati i tempi, è il Cornetto Algida, ma il Festival Bar non lo fanno più. Peccato. E poi cosmetico del mese. Allora, cosmetico del mese, ne ho due, che in realtà sono anche due acquisti, però ho altro anche da farvi vedere, quindi va bene. Allora, ovviamente il mitico Vamp della Cuba, che ragazzi, se non l'avete provato, provatelo perché è favoloso. Io un mascara così non l'ho ancora trovato da nessuna parte, non l'ho ancora visto in altri. Questo è fantastico, fenomenale, non so neanche io come descriverlo, cioè favoloso. E poi, sempre della Pupa, il Like a Doll Cheeks and Hair, che è questo qua, Cheeks and Hair, e praticamente c'è, fatto in questo modo, si apre ed è fatto così, è un po' bombato, e secondo me questa colorazione è perfetta, perfetta, perfetta per l'estate. Ora non si vedrà una mazza, però comunque io ho preso il numero 1. Comunque, vabbè, è il numero 1 ed è un pesca. Secondo me è fantastico anche questo.
poi cover del mese, purtroppo di cover, oddio dov'è il telefono? Vabbè. La cover, questa qua trasparente, perché non so ragazzi, non so. La mia amica Julie una volta, non so se ve l'ho detto l'altra volta, mi ha indicato praticamente in testa che l'iPhone non voleva cover dell'iPhone, perché se comunque le voleva trasparenti. Ora mi ha inzuccato sta cosa, boh, non riesco più a togliermela, adesso anch'io tutte le cover trasparenti, trasparenti o comunque semi-trasparenti che si veda dietro, adesso boh, non lo so, tanti soldi buttati in cover, poi alla fine vedi che si usano queste, quelle semi-trasparenti, quelle lì che mi ha regalato la Marti, che ho usato un sacco, adesso ad esempio è il turno di questa, io non so, vabbè, comunque ciao Giù, se guardi il video, ciao. E poi cover del mese l'abbiamo fatto, vestito del mese non è un vestito, ma sono dei sandali. Allora, sono questi sandali e sono del marchio Ipanema e appunto sono fatti in questo modo, non so se si vedranno, rimangono un po' così e sono fantastici, sono super comodi e sinceramente da quando li ho comprati non ne faccio più a meno, li metto sempre. Poi candela del mese, allora candela del mese in realtà non ne ho perché praticamente non abbiamo mai acceso la candela, perché quando adesso l'ho accesa un po' per fare l'atmosfera, ma perché poi stasera è brutto fuori, quindi quando c'è brutto tempo mi viene più da accendere le candele, quando c'è bel tempo non mi viene, non so se capita anche a voi, questo è quanto. Poi, film o serie TV del mese. Vabbè, lo sapete che io e Marco siamo fissati con le serie TV, poi ultimamente ancora peggio, con Netflix, la rovina. Allora, ora stiamo seguendo Breaking Bad. Non so se lo seguite anche voi, anzi se lo seguite fatemi sapere più o meno a che punto siete e se vi sta piacendo. Per chi volesse iniziare a vedere questo genere di serie TV, si parla di un... si parla praticamente di un chimico che scopre di avere un tumore, quindi per diciamo sa benissimo che probabilmente morirà e quindi per cercare di lasciare più soldi alla sua famiglia, visto che ha moglie e figlio e la moglie è incinta, praticamente per lasciare un po' di soldi alla famiglia crea la metanfetamina, dei cristalli di metanfetamina. Praticamente fuori legge, sembra tanto pacato e buono per la fine, insomma, così è. E nulla, praticamente, per chi di voi appunto fosse interessato a iniziare a vedere questa serie TV, ragazzi, non demoralizzatevi perché le prime 4-5 puntate sono noiosissime. Non so come abbiamo fatto io e Marco a continuare a vederlo. È di un noioso atroce, è di una noiosità mostruosa. Cioè io mi addormentavo, cercavo di cambiare canale, cioè proprio zero. Poi alla fine invece ci sta prendendo, adesso siamo alla seconda stagione e stiamo andando avanti. Fatemi sapere. Poi, accessorio del mese. Allora, accessorio del mese, sinceramente vedete che ho tolto tutti i bracciali praticamente. Però a maggio, perché il caldo inizia a darmi fastidio, mi si appiccicano, mi danno una noia tremenda. Però a maggio non faceva tutto questo caldo e quindi ho riscovato e ho riportato alla luce il mio Pandora, il sempre solito Pandora, e niente, l'ho rimesso. Ora ovviamente niente, non sopporto più niente, tra l'altro ho soltanto l'anello, quello che appunto mi ha regalato Marco, e basta, non ho più nient'altro perché mi dà un po' più fastidio. Anche qui ditemi se anche voi avete lo stesso problema. Smalto del mese. Allora, a maggio, se non sbaglio, di smalto non ne ho praticamente messo. Perché non ero in vena, ma vabbè, ti dico. Poi, angolo di casa. Beh, angolo di casa lo andiamo a vedere subito. Thank you.
sirennese. Allora, di sirennese ne ho un po'. Eccoci qua. Allora, il primo acquisto che vi faccio vedere è questo. Sono sempre fradito, sempre di Ipanema, e hanno questa fantasia, sono le ultime praticamente della nuova collezione, e sono queste qua, che Marco dice che sono un po' da gnaccara, però non me ne frega niente, chi se ne frega, cioè le classiche mi annoiano, un po' di vita. Poi un altro acquisto che ho fatto è questo qua, è la pochette di Maison du Monde, ovviamente con l'iniziale, che praticamente si riprende al portacavi che ho attaccata alla Cinqui, e quindi appunto questa bella pochette, bella spaziosa, e ovviamente non potevo non prenderla perché c'è la M, poi c'è questo qua fantastico, poi ripeto, si abbina alle chiavi della cinquina, quindi perfetto così. E poi una chicca, proprio una chicca, cioè un cerchietto con le orecchie, ragazzi, cioè potevo stare col cerchietto senza, cioè potevo rimanere col cerchietto normale, classico, cioè, no, invece ci mettiamo qui sopra con le orecchie, quindi quando mi strucco la sera, quando mi devo truccare la mattina, ho questo su, cioè pensate che spettacolo, soprattutto la mattina, che meraviglia. E quindi questo bellissimo cerchietto con le orecchie, la gattina, e l'ho preso da Fish, ci ha messo un bel po' ad arrivare, un bel po' tipo 2 mesi, però ce l'abbiamo fatta, evviva. Poi, niente, acquisti del mese arriviamo alla novità del mese, cosa mi è successo? In realtà cosa non mi è successo, perché mi è successo di tutto. Questi ultimi mesi raccolgo un po' prima maggio giù, diciamo così. Ora mi sembra che adesso è da poco che non carico video, perché purtroppo non sono successe di ogni, però vorrei parlarvene in un video un po' più specifico, perché qua adesso se no mi dilungo troppo. E comunque vi riassumo un po' la situazione. Allora, mia mamma ha avuto la polmonite, e quindi anche per questo è arrivato in ritardo, siamo usciti da poco, e quindi anche per giustificare, diciamo, il fatto che purtroppo non sono riuscita molto a caricare il video in questo periodo. Poi, che dire, forse mi vedevate un po' più allegra, diciamo, nei video precedenti, ma è da aprile che sono dietro al mio licenziamento. Sapete che io lavoravo in due posti diversi, mattina e pomeriggio, e diciamo, dove sono al pomeriggio o a posto, nel senso, a posto, dove sono al mattino invece ha fatto partire la pratica per i licenziamenti, purtroppo siamo un po', quindi è stato molto proprio un brutto periodo, però appunto ve ne vorrei parlare proprio in un video poi a parte, perché ci sarebbero tante cose da dire, e quindi vorrei parlarvene apposta, nello specifico, quindi mi rimando al prossimo video, che ho idea di fare un get ready with me, così almeno mentre parliamo e magari vi spiego bene appunto le cose, e quindi nulla. Cos'altro mi è successo? No, mi ero appunto abbattuta tantissimo per questa cosa qua del lavoro, perché sono una che ho sempre lavorato, fortunatamente sono le corna, però ho sempre lavorato, comunque ho appena fatto il finanziamento della macchina e insomma cose del genere, quindi insomma è stato molto carino sapere queste cose, e però ho trovato lavoro, ovviamente c'è purtroppo stagionale, e però per il momento ovviamente così mi sto spaccando in due, però tiriamo avanti perché c'è e quindi si può, e quindi molto bene. E poi un'altra novità, cosa vi posso dire, però questa qua è di giugno, vabbè, io ve la dico lo stesso.
Già che ci siamo, perché ormai il video comunque di giugno, cioè alla fine stiamo riprendendo maggio, ma alla fine lo giriamo a giugno. Una cosa dell'ultimo periodo è che iniziamo a fare i lavori a casa, in taverna, quindi sono molto contenta. Ed è anche per questo che assolutamente bisogna andare a lavorare, perché insomma, ci saranno delle grandi possibilità. E quindi nulla, credo di aver detto tutto e spero che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto. E niente, scrivetemi, lasciatemi un commento qua sotto, sapete che mi piacerà leggerli. E nulla, io mando un grande saluto, un grande bacio alla Marte che mi supporta sempre ogni volta che faccio questi cambi. No, sabato, no, aspetta, domenica non riesco, no, aspetta, no, lunedì. Che macello, e sono sempre la solita casinista.